Ciao ragazze, in questo video voglio mostrarvi tantissimi acquisti che ho fatto in sito di Sephora su tutti i prodotti che hanno scontato durante il saldo, perché qualcuno l'ho acquistato anche qualche giorno prima, però ho visto che c'erano questi prodotti e ne ho approfittato. Considerate che alcuni li ho acquistati proprio nel sito e altri invece li ho acquistati proprio in negozio. Per esempio, non avevo trovato nel sito la Salter di Anastasia scontata, non avevo trovato la Cheek Leader scontata che ho trovato in negozio, non avevo trovato il kit di gloss di Anastasia che lo stesso ho trovato in negozio, quindi ne ho approfittato, ho acquistato tantissime cose, infatti mi dovrò dare anche una calmata. Trovate l'elenco dei prodotti che ho preso giù nell'info box, se trovo il link ve lo metto a fianco. Non so se sono disponibili questi prodotti, se sono disponibili naturalmente vi metto il link. Vi mostro prima un prodotto beauty che è l'unico che ho acquistato e poi tutto il resto dei prodotti di make-up. In questo video non vedete invece i prodotti dedicati proprio del brand Sephora, che vi mostrerò in un altro video perché sennò durava tantissimo questo video. Ho preferito prima mostrarvi questi, poi magari in un altro video mostrarvi il resto degli acquisti proprio solo del brand Sephora. Vi metto nella scheda anche il link se vi interessa della nuova palette di Urban Decay che ho già acquistato con tutti i campioncini che mi hanno regalato nel sito. E niente, iniziamo! Naturalmente voglio iniziare dalla Salter di Anastasia, che è questa palette fatta così. Non vi ho mai mostrato delle palette di Anastasia, anche se io ne ho tantissime. In un altro video vi mostrerò tutte le altre che ho acquistato. Ho visto che molte sono scontate proprio nel sito di Sephora, e anche per questo che vi voglio mostrare, anche se comunque sicuramente le conoscerete tutte. Questa io l'ho presa proprio adesso durante i saldi, non era disponibile nel sito, ma l'ho presa nel negozio, costava solo 35 euro scontata. All'interno ci sono 14 ombretti, ognuno da 0,83 grammi. Ha 18 mesi di PAO, è cruelty free ed è made in PRC. Mi piaceva tantissimo il packaging, anche se di solito ho acquistato tutte palette che inizialmente sembravano quasi in limited edition. Ci sono ancora, per esempio la Nurvina l'avevo già acquistata, ho acquistato l'anno scorso la Riviera, quindi ne ho qualcuna già in collezione, anche se non ve ne ho mai parlato. Comunque questa è bellissima proprio per il packaging, è tutto così bronzato, molto molto carina come palette. E anche il packaging della palette è fatto così, si apre proprio a calamita, è una palette tutta per occhi. Avete uno specchietto e il pennello. Il pennello è fatto così, quindi è una parte un po' più rigida per applicare l'ombretto, e questo per sfumare nella piega. È tutto nero, poi qui sfuma leggermente sul marroncino. Sicuramente questo è la terra nella palette. Gli unici pennelli appunto che ho lasciato nelle palette che utilizzo così sono quelli di Urban Decay. In questo caso farò così anche con quelli di Anastasia. Le colorazioni sono queste, una palette abbastanza nude che non vi consiglio se voi avete già palette con questi toni. Io l'ho presa più che altro perché sono toni che utilizzo molto spesso e perché comunque era scontata. Infatti al presentarlo non l'avrei mai presa proprio perché ho tantissime palette che hanno queste tonalità così. Anche se comunque ci sono dei colori un po' più particolari, come per esempio questo che sul rosato, questo che sul pescatino, questo sul grigio. Quello che utilizzerò meno sicuramente è questo nero, perché sapete che il nero non utilizzo quasi mai. Una cosa utile è che potete girarla comunque, al contrario di altre palette che rimangono aperte completamente. Come avete visto, ho messo la parte superiore, quello dello specchio, dietro, quindi occupa anche poco spazio quando lo utilizzate. La prima fila è fatta così, molto bello questo, ma in generale sono tutti bellissimi. Quello che si nota un po' meno è questo qui, che utilizzerei o su tutta la palpebra o sotto l'arcata. Bellissimo questo, molto bello questo qui. Comunque sono ombretti che si assumono facilmente, si vede già dagli swatch. E diciamo che quello che è un po' più secchino è proprio questo qui, però è comunque abbastanza morbido ed è un opaco. Mi piacciono tantissimo, sono molto luminosi. Questi sono gli ombretti della seconda fila, molto bello questo, ma diciamo che tutti gli ombretti sono molto molto belli. Bellissimo questo grigio fumo, questo argento mi piace tantissimo. Sapete che ci sono periodi in cui mi fisso tantissimo con i grigi, mi piace tantissimo anche il nero. Vi ho detto che lo utilizzo poco, però è un nero molto molto intenso. Diciamo che come palette è una palette secondo me da tutti i giorni, anche se ci sono dei colori un po' più particolari, un po' più ricercati. Sono innamorata di questo grigio qui, quindi sono contenta di averla presa. Però se avete già delle palette come le Naked, delle palette sul nude, non ve la consiglio, soprattutto se non la trovate scontata. Poi ho preso una palette di Make Up For Ever. Ho solo una palette di Make Up For Ever, non è un brand di cui ho acquistato tantissimi prodotti, però questa mi piaceva tantissimo e c'era, se non sbaglio, il 40%. È la Let's Go Eye Palette, ha 18 ombretti, ognuno da 0,9 grammi, ha questo colore un po' sul loro rosa. È Made in Italy, l'unica cosa che non mi piace tantissimo è che ha solo 6 mesi di PAO. All'interno avete
avete questi tre cartoncini che vi mostrano come fare alcuni look. Il packaging è tutto liscio, così in oro rosa, proprio questa parte che è appunto in oro. Avete uno specchietto che è grande come metà della palette. Come nella palette di Anastasia potete metterlo dietro e le colorazioni sono queste. Quindi diciamo che sono molto molto belle. C'è un'area tutta sul rosa, un'area sull'arancione, sul verde e poi ci sono questi colori qua molto molto chiari. Sono tutti colori abbastanza intensi, la maggior parte sono satinati, però avete anche gli opachi. La prima fila in alto infatti è tutta formata da opachi, quindi come l'altra palette che vi ho mostrato prima, vi permette di fare anche un look completo. La prima fila è questa qua. Sono degli ombretti molto molto burrosi, abbastanza scriventi. Appunto, questi sono tutti opachi. Quello meno pigmentato, diciamo che è quello più chiaro. È un bianco che ha questi micro glitter davvero carinissimi, quindi carino per sotto l'arcata. Molto bello questo. Questo è un colore caldo, ma questo da sul mare è bellissimo. Fosse stata leggermente più grande la cialda, l'avrei utilizzata anche sul viso, perché sapete che amo i blush che danno sul malva. La seconda fila è fatta così e diciamo che in confronto agli opachi sono un po' meno pigmentati. Quelli più pigmentati alla fine sono questi due. Quello che mi ha un po' lasciato così è proprio l'ultimo, perché è un rosato, mi aspettavo molto di più perché sapete che amo i rosati avendo gli occhi verdi, però è poco pigmentato, sembra quasi un pescatino. Mi piacciono comunque al tatto perché sono molto burrosi e sono di quei metallizzati che non fanno strato, ma sono molto molto leggeri, si vedono però senza fare occhio da cartapecora secondo me. Sono carinissimi, molto bello questo verde secondo me anche per l'estate. L'ultima fila è questa qui. E questa è più pigmentata, anche questi sono metallizzati, un po' con la grana leggermente più grossa rispetto agli altri, secondo me. Quello che mi è piaciuto meno è questo qui perché ha una base molto nera, secondo me, un verde che ha dei micro glitter dorati ed è poco omogeneo. Tutti gli altri con cui mi sono piaciuti, sicuramente questa è più particolare rispetto all'altra palette. Sono contenta di averla presa perché avendo queste aree leggermente diverse vi permette di fare dei look diversi, non un solito look come per esempio se prendete una palette come la palette nuova di Urban Decay che è tutta sul viola, per quanto mischiate i colori comunque le tonalità sono tutte sul viola. Questa invece avendo dei colori molto diversi vi permette di fare dei look diversi, anche dei look da tutti i giorni, sia estivi che autunnali, secondo me senza problemi, quindi sono contentissima di averla presa anche per testare meglio questo brand. Un'altra palette che voglio mostrare è questa qui. Questa secondo me è uscita almeno da un anno e mezzo, io ho l'altra, erano uscite in combo, sono due palette del brand Too Faced, l'altra ve l'ho già mostrata e mancava questa qui che era la White Peach. In realtà l'ho presa qualche giorno prima dei saldi appunto di Pretty Sexy di Sephora. Adesso costa 4-5 euro in meno rispetto a quanto l'ho pagata io, perché l'ho pagata intorno ai 33 euro, se non sbaglio adesso costa 28,50 e la trovate ancora. È molto carina anche se appunto non è tra le ultime che uscite, però ogni volta la vedevo, ogni volta le facevo il filo, però acquistavo sempre altro e siccome appunto dovevo arrivare un tot di spese per avere dei campioncini che vi ho mostrato in un altro video, ne ho approfittato. È una palette con all'interno il profumo della pesca. Ho acquistato tantissimi prodotti fatti così di Too Faced, mi sono piaciuti tutti. All'interno ci sono 12 ombretti a 12 mesi di PAO, ogni ombretto è da 1,25 grammi. Carissimo il packaging così sul rosato, sicuramente tra questa e l'altra io ho preferito l'altra, però volevo anche questa in collezione. Carissimo il fatto che all'interno il packaging così tutto sul viola, quindi molto molto femminile. Anche in questo caso avete il cartoncino che vi fa vedere qualche look. Questo è praticamente gommoso, l'apertura è fatta così, quindi ci sono due pesche. Dietro è tutta dorata. Avete uno specchio che occupa metà della palette. In questo caso non potete girare lo specchio dietro, comunque le colorazioni sono queste. Queste sono un po' più sul rosato. L'unica colorazione scura sono queste due, sicuramente quello che utilizzerò meno sarà questa. Come colorazioni mi piacciono tantissimo, mi permette di fare un look completo, sono le colorazioni che si usano sempre, da tutti i giorni, ma anche per fare dei look sul nude, eleganti, quindi l'ho voluta prendere per quello. La metà della palette è costituita da questi 6 ombretti, queste sono colorazioni molto da tutti i giorni. Molto molto bello questo sotto l'arcata, bellissimo questo rosato, colorazioni che potete trovare anche in altre palette, però secondo me dato che questa costa 28 euro scontata ne approfitterei. Come colorazione sono carine da utilizzare d'estate, da utilizzare in primavera, ma le utilizzerei tranquillamente durante tutto l'anno, mi piacciono tantissimo, sono molto molto burrosi, mi permette di fare un look completo. E gli altri ombretti sono questi qua, questo assomiglia tantissimo a uno degli ombretti della nuova palette di Urban Decay, molto belli anche questi, sicuramente sono abbastanza tenui,
come vi ho detto, una palette da tutti i giorni. Carino il fatto che c'è questo nero, però ci sono dei neri molto molto più intensi. Appunto, l'unico prodotto beauty che ho preso è di Ole Rinkensen. Sono dei prodotti con la vitamina C. Praticamente c'è la crema per contorno occhi da 7 ml di prodotto e una crema da 15 ml. Quindi non c'è tantissimo prodotto all'interno, però l'ho voluta prendere perché la vitamina C e mi aiuta tantissimo. Mi ha incuriosito tantissimo questo kit, quindi ne ho voluto approfittare. Anche questo era scontato, se non sbaglio, del 30 o del 40%. Avete le istruzioni per utilizzarle. Questa è la crema, carino anche da tenere nella postazione, anche se comunque, come vi ho detto, non c'è tantissimo prodotto. Avete il tappino freschezza che non è incollato ma è semplicemente applicato sopra, però può essere utile per preservare il prodotto anche nel tempo che quando lo utilizzate. La crema è abbastanza densa, è fatta così, ha tantissimo il profumo dell'arancia, di agrumi. Invece per il contorno occhi questo è praticamente un campioncino secondo me. Questa è una profumazione un po' più intensa, quasi come se avesse la cannella all'interno. È fatta così, quindi è diversa come consistenza, non è uguale, quindi questo può essere un vantaggio secondo me, perché non sono dei prodotti tutti uguali che hanno messo in delle scatole diverse. Invece è carina questa cosa perché magari ha degli ingredienti molto più adatti al contorno occhi. Questo all'interno c'ha la banana, mentre la crema per il viso c'ha la rosa e la vitamina C. Quindi ha degli ingredienti diversi a seconda dell'area del viso in cui si devono utilizzare. Ho acquistato anche da poco altri prodotti proprio dello stesso brand. Vedrò come mi troverò, perché se è di quei brand che mi piacciono e che mi fa gli effetti che mi aspetto, poi lo riacquisterò. Poi ho preso questa palette, questa l'ho presa circa una settimana, 10 giorni prima rispetto ai saldi, è la Sunset Palette di Natasha Denona. In realtà io ho un'altra palette di Natasha Denona, che appunto è la Love, se non sbaglio si chiama così, che era uscita intorno a San Valentino. Non ve l'ho ancora mostrata, me l'aveva regalata proprio un ragazzo per San Valentino. Questa è una palette che ha 15 ombrette all'interno, da 2,5 grammi ciascuno. Sono le prime due palette che ho acquistato di Natasha Denona, l'altra non l'ho ancora provata. Questa è Made in Italy, è senza parabeni, non è testata sugli animali e ha 24 mesi di PAO. Carinissimo il fatto che, come le palette e tutti i prodotti di Anastasia, avete un pezzettino di cartoncino qui in più che vi aiuta ad aprirla senza rovinare il packaging. Il packaging è tutto così dorato, riprende gli stessi colori della palette all'interno, ma soprattutto dei colori che ci sono proprio nella palette. Praticamente è in finta pelle, bellissima secondo me, anche per fare un regalo. Si apre con la calamita, avete uno specchio che è grande quasi metà della palette. Anche in questo caso potete girarla, quindi comodissima, e le colorazioni sono queste. Queste sono le colorazioni calde, colorazioni che trovate in tantissime altre palette secondo me, magari qualche colore si differenzia. Per esempio c'è un giallo come questo qui, c'è un rosato come questo, pescato più che rosato. Sono colorazioni che tendo a utilizzare molto spesso, adattissime a questo periodo e anche all'autunno secondo me. Sono ultra pigmentati, pur rosissimi, mi piacciono al tatto. Non ho mai swatchato una palette di Natasha Denona, sono contentissima di averla presa. Comunque le prime 5 colorazioni sono queste. Bellissimo questo colore, sicuramente alcuni li trovate anche in altre palette come vi ho detto, per esempio un bronzo così, però la qualità secondo me, la punta di colore non sono sempre uguali. Molto molto bello questo, mi piacciono come colori, poi li proverò e saprò dire se mi sono trovata bene, però mi sembrano di quei colori che vengono praticamente dalla pelle. Anche questo che è proprio metallizzato, non è di quelli che grossolani che rimangono sugli occhi secondo me, ma è di quelli facili da sfumare e che hanno uno strato molto sottile. La seconda fila è questa, anche questa è molto pigmentato, mi piace tantissimo questo ombretto qua, mi piace questo, anche se questo è quello più polveroso fino adesso. Quelli matte sono molto molto burrosi, però sono leggermente più polverosi, e in assoluto appunto quello polveroso è questo. E l'ultima fila è questa qui, bellissimo questo giallo. Non utilizzo tantissimo i gialli, però questo è molto molto bello, un giallo canarino, non è il classico giallo un po' evidenziatore, ma più canarino secondo me, subito pigmentato e omogeneo. Il colore meno omogeneo secondo me è questo qui, che alla fine è un marrone un po' più scuro. È quello che mi colpisce a mano della palette, che avrei trovato anche in altre palette secondo me, ed è quello appunto che mi è piaciuto un po' meno. Mi piace tantissimo questo rosso, molto belli questi due, anche se sono quelli un po' meno pigmentati, ma sono un tipo di colore secondo me. Sono contentissima di averla presa, sono contenta di averla presa scontata. Sicuramente questa sarà la prima che proverò, sia perché questi colori sono andati a questo periodo, sia perché l'altra non ve l'ho ancora mostrata e non l'ho ancora utilizzata. Una cosa che ho notato che non mi piace tantissimo è che il rosso e un po' gli altri due mi hanno un po' leggermente macchiato la mano, ma soprattutto il rosso. Per adesso ho pulito la mano solo con delle salviette e con l'acqua micellare. Bisogna vedere poi, avendo proprio l'acqua micellare,
altri prodotti, però sapete che io non amo quegli ombretti che macchiano la palpebra. Questo era proprio il colore rosso che c'era all'interno della palette, che era uno di quelli che mi piaceva di più. Sicuramente lo utilizzerò con una base proprio per evitare che mi macchi. Per quanto riguarda il viso, ho acquistato due prodotti. Uno è questo qui, che in realtà è un fondotinta di cui non ho sentito parlare benissimo. È il Becca Skin Love. È un fondotinta liquido che dovrebbe essere molto luminoso, dovrebbe essere adatto al mio tipo di pelle. All'interno ci sono 35 ml di prodotto, quindi è abbastanza, perché considerate che di solito i fondotinta sono dai 25 ai 30 ml. All'interno c'è la vitamina C, l'avocado, ha 12 mesi di pausa ed è Made in USA. Io l'ho preso nella collezione Ivory, che spero che sia la mia colorazione, e l'ho pagato 20 euro, paio di giorni prima dei saldi, comunque ancora scontato. All'interno avete packaging così sul cerestino, ma lo cestiniamo in questo caso. Il packaging è fatto così, carino il fatto che comunque ha la pompetta. Secondo me come colorazione ci ha preso abbastanza questa qui. Si fonde abbastanza bene, considerate che ne ho preso un po'. Non ha una profumazione intensa, non è liquidissimo, però non è neanche di quelli pastosi. Vedremo come mi troverò, magari mi piace. Considerate che io tendo a utilizzare molto spesso dei fondotinta che sono così liquidi, cremosi, che non quelli in stick. Qualche anno fa li utilizzavo, mi piacevano, avevo terminato addirittura uno di L'Oreal, ne ho un altro di L'Oreal che non so come lo utilizzerò perché non mi piace per niente. Quasi sicuramente lo utilizzerò magari come base per ombretto. Ne ho un altro di Kiko che ho acquistato durante i saldi lo scorso inverno, che l'ho provato, non mi è piaciuto proprio il fatto che è una pelle che tende al secco. Devo averla idratatissima, se non ce l'ho idratata bene c'ho delle crosticine, le metto troppo in evidenza e le trovo troppo pastose. Invece questi così mi piacciono, magari vi saprò dire. Sempre per il viso ho preso questa palette che l'ho puntata dall'anno scorso, costava ben 65 euro, la trovate scontata qua 45,50. È la Cheek Leaders di Benefit, quella Pink Squad, perché io ho i toni della pelle tendenti al rosa, mi sembrava quella più chiara, mentre quella bronze mi sembrava troppo scura. E sinceramente, se fosse costata intorno ai 30 euro magari le avrei prese entrambe, ma siccome costa 45 ho preferito prendere solo questa. Ci sono 5 prodotti all'interno più il pennellino. C'è il blush California, la Hoola famosissima, c'è il Dandelion, Dallas, Tickle, quindi sono tutti prodotti che comunque trovate in collezione, fuorché questa colorazione qua che dovrebbe essere Tickle, Tickle, non so come si lega, è in esclusiva solo per la palette. Una cosa particolare è che non tutti i prodotti all'interno sono fabbricati nello stesso posto, perché per esempio California è Made in Italy, la Hoola è Made in USA, il Dallas è Made in USA, quindi stranissima questa cosa. Tickle è Made in Canada, Dandelion è Made in USA, quindi praticamente producono alcuni prodotti in alcuni stati e alcuni in altri stati. Tolgo il packaging e eliminerò questo cartellino. All'interno è tutto così sul rosa, quindi riprende tantissimo l'idea. In questo caso abbiamo sempre un cartoncino, ma non vi fa vedere di look, ma dà delle indicazioni su come bloccare i prodotti. È abbastanza grosso come palette, è anche abbastanza pesante, però ha tantissimi prodotti all'interno. Avete uno specchietto che praticamente è a forma di nuvola, qua all'interno c'è un cartoncino che vi fa vedere due look che potete riprodurre. Le colorazioni sono queste, quindi secondo me vanno benissimo per il mio tipo di pelle perché sono abbastanza chiare. Bellissimo questo che è a questo sole così dorato. Avete anche questo pennellino carinissimo e abbastanza morbido, vedrò se poi lo utilizzerò effettivamente. È carino anche da mettere nella postazione così sul celestino, molto estivo secondo me. Molto bello questo che è il California, bellissimo questo illuminante che è appunto quello Tickle, che è un rosato, però a seconda di come colpisce la luce sembra quasi che abbia delle pellucce sul dorato. Bellissimo naturalmente la Hoola di Benefit, famosissima. Bello anche questo, che mi aspettavo che fosse più leggero, perché il Dandelion io ce l'ho in mini size, mi sembrava molto molto più leggero. Ma anche vedendolo proprio nella cialda, non so se magari quello era perché era una mini size. Sono molto burrosi. La cosa carina è che mi sembra che Dallas sia un po' più luminoso rispetto alla Hoola, mentre la Hoola secondo me può essere utilizzata durante tutto l'anno, invece questo lo utilizzerei magari durante l'estate. Mi sembra di quei bronzer che ravvivano l'abbronzatura, che la mettono all'esalto. E poi ho preso questo kit, che è un lip set di Anastasia, con tutti questi rossetti liquidi più un gloss che c'è alla fine. Considerate che questo era il prezzo scontato prima dei saldi, venivano 39 euro, ma io li ho pagati 29 durante i saldi, e considerate
considerate che non era esposto, insieme alle altre non li ho visti esposti. Siccome ho visto che erano scontati nel sito, ho chiesto alle ragazze e mi hanno detto che ce li avevano. Ne ho approfittato subito, soprattutto vedendo che questo veniva 29 euro. Sono dermatologicamente testati, mentre i rossetti liquidi hanno 6 mesi di PAO, i lip gloss a 12 mesi di PAO, sono vegani, cruelty free. Era da un po' che facevo il filo a questo set, però a prezzo intero non volevo prenderlo e poi scontato non l'avevo più visto nel sito. Comunque sono 5 in totale, appunto 4 rossetti liquidi più il gloss. Comunque sono dei prodotti nude, quindi potete utilizzarli anche da tutti i giorni in qualsiasi periodo dell'anno, anche per quello l'ho preso, perché comunque non ho bisogno di rossetti liquidi, però essendo di Anastasia, essendo scontati, ne ho approfittato anche per provarli, perché come avete visto ho già preso 2 rossetti liquidi di Anastasia, però sono molto scuri e appunto nude non ne avevo, quindi ne ho approfittato. Il primo è molto molto chiaro, anche per questo non volevo prenderli a prezzo intero. Questo si chiama Sand, lo scovolino è un classico scovolino di rossetti liquidi, molto molto simile agli altri che avevo già acquistato. Questo è molto molto chiaro, devo vedere se mi sta bene perché ho colori un po' più freddi. È molto molto chiaro, secondo me va benissimo se fate un look molto molto pesante sugli occhi. Il secondo si chiama Peachy, è a questo colore qua, quindi un po' più sul pescato. Questo è ancora più difficile secondo me da portare che questo qua, perché è molto molto pescato, molto adatto secondo me a questo periodo, ma soprattutto alla primavera. Poi ho preso questo che è On Mute, questo sicuramente è il mio preferito tra i tre, è un marroncino abbastanza caldo, mi piace tantissimo da utilizzare anche in questo periodo. Non hanno una profumazione, comunque sembra quasi che abbia anche una puntina di malva. Poi c'è la colorazione Beaming, che appunto è questo rosa che ha delle pagliuzze dorate all'interno. Questo è molto particolare perché è metallizzato, mi piace tantissimo. Non sono amante dei metallizzati sulle labbra, però ci sono questi che hanno queste tonalità qui che mi piacciono tantissimo. Diciamo che visti sbocciati, vedendo come asciugano, alla fine è quello che utilizzerei meno, è sicuramente questo, ma devo provarlo con qualche look. E invece il lip gloss è questo fatto così, molto molto chiaro, secondo me è carino utilizzare anche sopra gli altri rossetti che vi ho mostrato adesso, anche sopra altri rossetti in generale. L'unico di questi che vi ho sbocciato dovevo provare sopra naturalmente questo metallizzato. Questo ha il tappo leggermente diverso perché l'altro è bianco, invece questo su un grigio beige. Anche lo scovolino mi sembra esattamente identico agli altri. Non è di quei gloss che è una base, appunto può essere utilizzato sopra altri oppure per illuminare le labbra. Sicuramente rimpolpa tantissimo le labbra, molto molto bello, mi piace tantissimo la luce che ha. Secondo me a 29 euro è un affare. E niente, questi sono tutti gli ultimi prodotti che ho acquistato ultimamente da Sephora. La maggior parte appunto sono con i prezzi sexy, ma anche gli altri sono tutti scontati. Tutti questi prodotti li ho presi scontati. Vi farò vedere in un altro video magari quello che ho preso proprio dal brand Sephora, anche se sono qualche palettina, ma ho preferito mostrare prima tutti questi per non farvi una carrellata dei prodotti come ho fatto per il video dei prodotti beauty che non finiva più. Fatemi sapere appunto se avete mai provato questi prodotti, se vi piacciono, se avete mai provato i rossetti liquidi di Anastasia, se vi piacciono, se volete consigliarmi qualcosa, anche qualcosa che avete acquistato durante i saldi. Se vi è piaciuto mettete mi piace e a presto, ciao!